Ben ritrovati amici di Fun Week Roma, quest'oggi parleremo di uno dei piatti fondamentali della tradizione romana, ovvero la carbonara. Non solo vi racconteremo come è nato questo prelibatissimo piatto, non solo vi diremo cosa va usato se guanciale, pancetta, insomma, vi daremo un sacco di consigli su come realizzarlo al meglio, ma soprattutto avremo anche un video speciale di uno chef che ci farà vedere il suo segreto in cucina per realizzare la perfetta carbonara. Di questo e di molto altro, però, parleremo dopo la sigla. Ebbene sì, parliamo di carbonara perché? Perché non solo è uno dei piatti più buoni della tradizione romana, ma soprattutto perché il 6 aprile sarà il Carbonara Day, un evento fondamentale, importantissimo, voluto dai pastai di Aidepi, ovvero Associazione delle Industrie del Dolce e della Pasta Italiane, e IPO, International Pasta Organization. Quindi è fondamentale questa giornata, si celebra uno dei piatti appunto della tradizione tipica romana. Chi di voi non l'ha mai assaggiato, non l'ha mai mangiato, ma soprattutto non ha mai provato a realizzarlo nella propria cucina? Perché? Perché ci sono degli ingredienti molto semplici, ma come sempre i piatti semplici o comunque con pochissimi ingredienti sono quelli più difficili da realizzare. Quindi oggi vi sveleremo gli errori da non commettere e i trucchi quindi per ottenere una perfetta e buonissima carbonara a prova proprio, ecco, di come dire, approvazione di chef super esperto. Innanzitutto, saluto tutti quelli che si sono connessi in questo momento e vediamo innanzitutto l'origine della carbonara, no? Perché ci vuole la pancetta o ci vuole il guanciale? Questi sono dei dilemmi proprio basici, no? Per coloro che si apprestano a realizzarla. E allora, innanzitutto diciamo che se è vero che è uno dei piatti della tradizione, che vede ingredienti fondamentali quali uova, pecorino e guanciale, c'è chi ritiene che nella ricetta vada utilizzata la pancetta. Ma allora cerchiamo di fare un po' di chiarezza, perché la storia della ricetta si divide in due, diciamo. Una teoria, che è la più accreditata, dà la paternità della carbonara ai carbonai del Lazio, che utilizzavano questa ricetta per via della facilità con cui potevano essere reperiti gli ingredienti e anche del fatto che il grasso del guanciale era perfetto da sostituire all'olio, anche perché è più facile da trasportare e da portare con sé. C'è tuttavia un'altra teoria, un'altra storia che quindi vede nella pasta alla carbonara l'utilizzo della pancetta, che dà la paternità di questa pasta ai soldati americani durante la Seconda Guerra Mondiale. I soldati statunitensi stanziati a Roma avrebbero utilizzato, secondo questa versione, gli ingredienti tipici della loro tradizione, della loro colazione, ovvero le uova e quindi la pancetta, uniti a quelli invece tipicamente italiani, e quindi gli spaghetti e il pecorino. E così avrebbero realizzato e creato questo buonissimo piatto. Questa seconda teoria è molto accreditata perché la carbonara sembra essere sconosciuta nei libri di cucina dell'anteguerra, tanto che non è stata inserita da Ada Boni nel suo manuale di cucina romana del 1930. Sigarette dice: io ho già fame, guarda, non me lo dire, ho un'acquolina in bocca a parlare di carbonara, che vorrei mettermi qui, avere una padella e insomma i fuochi pronti per intanto parlarvene, intanto prepararmela, eccola, ma cercherò di andarvela a mangiare subito dopo la diretta. Quindi, questa ricetta, secondo questa teoria, sembrerebbe essere appunto molto accreditata. Tuttavia, lasciamo a voi adesso la decisione. Ci viene un po' incontro comunque Beretta, perché Beretta ci presenta la sua ricetta tradizionale per preparare la pasta alla carbonara col guanciale e
non con la pancetta, quindi come vedete è una delle più accreditate. Per prima cosa bisogna fare? Bisogna prendere gli spaghetti, cuocerli in abbondante acqua poco salata e nel frattempo va preso il guanciale stick de Beretta e fatto rosolare in una padella. Mi raccomando, non bisogna aggiungere né olio né burro, men che mai proprio, ma farlo cuocere semplicemente da solo, finché non assume il suo aspetto trasparente. A parte, in una ciotola, in una bacinella, possiamo sbattere 3 uova intere, aggiungere il pecorino romano a poco, fino ad ottenere poi un bel composto cremoso. Una volta che gli spaghetti saranno cotti al dente, vanno scolati, uniti per 1 minuto più o meno al guanciale nella padella, fatti saltare, quindi tolti dal fuoco e lontano, quindi dal calore e dal fuoco, va unito velocemente gli spaghetti con l'uovo, si gira, amalgama tutto, una bella spruzzata di pepe nero macinato fresco e potete servire i vostri spaghetti alla carbonara. Quindi, come vedete, Beretta ci suggerisce di utilizzare il guanciale e il guanciale è una delle ricette più accreditate, va detto. Il guanciale è un po' più saporito, magari, della pancetta. Roberto scrive: ho tutti i libri di Ada, mitica cuoca romana, la prima. Bene, siamo molto contenti di sentire che Roberto ce l'ha. Roberto ci ha dato prova più di una volta di essere comunque un esperto cuoco, quindi siamo certi che la sua carbonara sarà ottima. Un altro dubbio che ci può essere, spesso e volentieri, è usare pasta lunga, pasta corta, gli spaghetti, i rigatoni, oppure mi sbizzarrisco con la fantasia? Ebbene, il classico della carbonara prevede l'utilizzo degli spaghetti. E ovviamente noi vi possiamo consigliare, ci sentiamo di consigliarvi questi, ovvero gli spaghetti numero 12 della De Cecco. Perché? Perché sono perfetti, perché scivola bene il composto delle uova con il formaggio, quindi proprio diventa molto gustoso mangiare la carbonara con questi. La cosa fondamentale nel realizzare questo piatto, che come dicevamo all'inizio, è composto da elementi semplici, però l'importante è che siano buoni e genuini. Se è vero che è necessario un buon guanciale, se è vero che le uova fanno la loro parte, quindi devono essere buone, la pasta diventa l'elemento primario, quindi è importantissimo che la pasta sia buona. Restano validi anche però i rigatoni, perché i rigatoni al loro interno, essendo appunto larghi, possono accogliere bene il sughetto, come si suol dire, o come viene insomma a me da dire, e quindi in questo modo diventa ancora più buono mangiarli, no? Perché appunto tiene tutto quanto insieme. Le alternative ovviamente non mancano, potete scegliere qualsiasi tipologia di pasta, insomma, potete usare i formati più canonici oppure scegliere dei formati che più vi piacciono, anche diversi magari dallo spaghetto, oppure ancora quelli più sottili, potete utilizzare insomma anche tutte le tipologie di pasta corta che preferite, ma l'importante è la tipologia di pasta, ovvero non utilizzate la pasta all'uovo per fare la carbonara. Questo è un super grande errore. Potete utilizzare i vermicelli, le mezze maniche, le penne, le linguine, i fusilli, tutto quello che volete se non volete utilizzare gli spaghetti, ma mi raccomando, no, la pasta all'uovo. Questo è un grandissimo errore. Un libro al giorno dice: per me gli spaghetti sono l'ideale per la carbonara. Assolutamente sì. Però, ad esempio, io vi svelo una cosa. Adoro gli spaghetti, adoro la pasta lunga, però ci sono dei momenti in cui mi imbarazza mangiarla, magari perché magari non riesco a far per bene, a rotolare. Avete visto? A volte non mi viene la forchettina per bene, così. E allora, può essere un'ottima scelta scegliere appunto una pasta corta, come i rigatoni, per dire. Sigarette dice: per una persona un uovo intero e un tuorlo, io uso solo 2 tuorli per una persona. Questo è un altro grande dilemma, è quello che mi sono posta anch'io e a telecamere spente ne parlavo con la regia perché un mio amico romano Doc mi ha fatto provare la sua carbonara, mi è piaciuta e io uso la sua ricetta, ovvero uso solo l'uovo intero, quindi più o meno un uovo a testa circa, però diciamo che 4 persone faccio 3 uova, mentre la regia mi diceva che usa il tuorlo proprio come dice sigarette, quindi un tuorlo e un uovo, però
per una persona lei fa solo il tuorlo, mentre se si tratta di quattro persone fa un tuorlo e tre uova, se ho capito bene la sua. Quindi, siccome avremo una video ricetta molto importante di un cuoco straordinario, chissà che poi il cuoco non ci possa dare qualche suggerimento anche seguendo appunto la diretta, non ci possa rispondere a questo terribile e immenso dilemma che, insomma, voglio dire, è importante perché cambia molto la ricetta. Paola scrive: Elena, mi hai fatto venire voglia a preparare una bella carbonara. Sono molto felice, usa questa pasta che è perfetta, usa la pasta De Cecco spaghetti numero 12. Vi volevo dire che, tra l'altro, De Cecco fornisce anche una ricetta rivisitata della carbonara e dice e utilizza le penne lisce alla carbonara e ci aggiunge dei carciofi, quindi è totalmente una carbonara rivisitata, però molto buona, molto fresca. E sul nostro sito potete trovare la ricetta. Adesso vi mettiamo il link nei commenti per realizzarla. Può essere un'ottima variante, insomma, se volete provare una rivisitazione, se volete andare un pochino fuori dagli schemi. È molto fresca ed è molto buona ed è sempre molto semplice da preparare. Se invece non vi volete mettere ai fornelli, ma volete sperimentare un'ottima carbonara, una buonissima carbonara, dove poter andare a mangiarla a Roma? Allora, se volete mangiare una carbonara come si deve, dovete assolutamente sperimentare e andare a provare quella del ristorante Il Marchese a Via di Ripetta. È un luogo senza tempo in cui si concentra tutto il bello di Roma, perché c'è il sole, c'è il gusto, c'è la tradizione, il design, e tutto questo si fonde insieme per dar vita ad un ristorante che è unico e indimenticabile, nato tra l'altro dalla creatività di due amici imprenditori e anche dalla loro determinazione, perché è nato grazie a Davide Solari e Lorenzo Renzi, ed è un ristorante appunto dove si ha la veracità romana, quindi è veramente romano e unisce anche due mondi, perché il nome, ovviamente, il Marchese è ispirato al celebre film Il Marchese del Grillo con il grande e l'immenso Alberto Sordi, e il desiderio è quello proprio di fondere due anime diverse fra loro in questo ristorante. Da una parte c'è quella del carbonaro, tipico popolano dell'epoca, che apparteneva al ceto più povero della società, che solitamente trascorreva il suo tempo nelle osterie dopo il lavoro, quindi circondato da buon cibo, dal vino, con i piatti quelli tipici della tradizione, con i piatti semplici, dai sapori però decisi, preparati appunto dalle massaie, e poi dall'altra parte invece la parte della nobiltà, il nobile che appartiene a una piccola realtà ricca, in totale contrapposizione a quella al popolo, che passava le sue giornate fra banchetti, feste, salotti, no? Delle belle ville borghesi, con lunghi e ricchi pranzi, magari sorseggiando vini importanti, liquori. Ecco, il Marchese, il ristorante Il Marchese, voi potete trovare la fusione di queste due anime, di questi due aspetti, quindi si ritrovano i piatti della tradizione realizzati con straordinari ingredienti, e non può chiaramente mancare nel menù del Marchese la carbonara preparata dalle abili mani di Daniele Roppo, giovane cuoco romano che con grande orgoglio si sporca le mani cucinando proprio come le nostre nonne, come le nostre mamme, per non dimenticare mai, anzi, per continuare poi a sviluppare nuovi piatti che possano dare profondità alla cultura gastronomica italiana, perché poi è fondamentale la tradizione culinaria italiana. Ma qual è il segreto della carbonara di Daniele Roppo? Ce lo racconta lui stesso in questo video che ci ha gentilmente mandato. Allora, vediamo come realizzare la carbonara doc. Vai, regia. Daniele Roppo, cuoco del Marchese, non chef perché penso si debba tornare alle antiche tradizioni. Specialmente ad oggi il mio pensiero è di portare il piatto di una volta, rimettere la memoria di quello che noi mangiavamo da piccoli, quello che quando ti mangi un piatto ti ricorda la tua infanzia, utilizzando però delle tecniche moderne. Tra questi la mia carbonara, utilizzo un uovo a pasta gialla di allevamenti a terra, utilizzo un uovo intero, un rosso, pecorino romano DOP,
un minuto prima della cottura ultimata, ci metto la pasta all'interno, manteco e esco dal cliente. Uno spettacolo. Dopodiché, come saltimbocca, sempre ricetta classica romana, utilizzo però un filetto di vitello molto pregiato, lo cuocio a una bassa temperatura, 200 grammi di porzione, 56 gradi per 55 minuti. Un piatto veramente molto buono, tradizione, sapori veri, ricordiamo l'infanzia, ai giorni nostri. Vedendo la ricetta di Daniele mi è venuta una grandissima fame, ovviamente, molto bella. Io ringrazio tanto Daniele Roppo per averci mandato il video e spiegato come lui realizza la sua carbonara. Leggevo nel frattempo i commenti, quindi andatela a provare da Il Marchese in via di Ripetta. Così possiamo assaggiarla e testare il gusto di questo bellissimo piatto e poi procedere anche con i secondi, come giustamente ci faceva notare Daniele stesso. Eloy dice: comoda la pancetta già tagliata di Beretta, devo provarla. Sì, c'è anche la pancetta già tagliata, hanno anche il guanciale. Beretta, nella ricetta che ci ha mandato, diceva appunto di utilizzare il guanciale. Sigarette dice: io uso due tuorli, due cucchiai di pecorino romano stagionato e un cucchiaio di parmigiano. 3 cucchiai di grasso del guanciale, pepe, poi tutto in bagnomaria mescolando con il frustino. Buono! Anche questa può essere un'ottima soluzione. Sicuramente ci sono degli errori che non dobbiamo commettere e andrebbero spiegati benissimo anche a un super chef, come invece ama chiamarsi lui, ovvero Gordon Ramsay. Ma questo è un altro capitolo, dopo ve lo dico. Allora, innanzitutto, riguardiamo gli errori da non commettere. E se avete osservato attentamente il video di Daniele Roppo del ristorante Il Marchese che ci ha mandato con tanto affetto e tanta gentilezza, avrete visto che lui non li ha commessi, non li ha proprio commessi. Allora, innanzitutto, cosa non fare? Il primo errore spesso e volentieri che appunto viene commesso quando si realizza la carbonara è sottovalutare l'importanza della scelta della pasta. Abbiamo detto che potete scegliere qualsiasi tipologia di formato, va bene tutto, corta, lunga, tortiglioni, vermicelli, fusilli, quello che volete. Se proprio non volete lo spaghetto, noi consigliamo gli spaghetti, in questo caso della De Cecco, il numero 12. Mi raccomando, questa è la tipologia per la sua finezza, ma soprattutto non dovete usare la pasta all'uovo per fare la carbonara. Quello è proprio un errore, che non vi mette al riparo da niente, non ci sono scusanti. Poi importante è anche toglierla al dente, possibilmente, perché poi va, risaltata appunto nel guanciale. Intanto vi stiamo facendo vedere il decalogo, no? Della perfetta carbonara, usare sempre il guanciale, niente parmigiano, solo pecorino, perché questa è la cosa fondamentale. Non cuocete l'uovo, non ve lo dico alla romana, meglio un'infezione che una frittata. Dice niente aglio, niente cipolla, perché non si tratta di ragù, no olio, no burro, no strutto, perché il guanciale va bene lì da sé nella padella, perché poi fa lui il suo grasso, si scioglie, fa lui l'olio. Non usare altre spezie al di fuori del pepe, perché non state preparando una cena indiana. Chi mette la panna dovrebbe andare in galera, verissimo. Non di mai carbonara e vegana nella stessa frase. Tonnarelli, spaghetti, bucatini, rigatoni, va bene tutto, basta che non fai scuocere la pasta. Infatti, pasta al dente. Quindi, guanciale fondamentale. Pecorino o parmigiano, l'esperto appunto non sarebbe, non si porrebbe neanche questa domanda, per cui seguite sempre la tradizione, quindi guanciale sì, anche al pecorino, meglio romano come da tradizione. E poi quando la cosa fondamentale, saltate la pasta dentro il guanciale, va bene, ma quando dovete unire l'uovo e il formaggio, mi raccomando, fatelo lontano dal fuoco, perché altrimenti viene fuori la frittatina, quello che dicevamo prima. Quindi si deve amalgamare
E fare la mantecatura lontano dal fuoco, lontano dalla padella calda anche, si fa velocemente e una volta preparato tutto quanto, una bella spolverata di pepe nero macinato fresco. Questo è. Se vedete che è leggermente asciutta, se vi dà la sensazione di essere leggermente asciutta, non mettete la panna, come diceva il decalogo della perfetta carbonara, niente panna, ma piuttosto un po' di acqua di cottura. Quindi tenete da parte una tazzina di acqua di cottura della pasta ed eventualmente la allungate e mescolate bene per renderla più morbida e quindi più gustosa. Un altro consiglio, vi dicevo, non fate come Gordon Ramsay, che ha pubblicato la sua carbonara ed è stato fortemente criticato, non solo perché la carbonara, insomma, cioè, sembra un po' fluorescente quella che lui ha proposto, insomma, e ha fatto vedere. C'è altre spolverate di altre cose sopra, non torna. Soprattutto poi pare abbia utilizzato la pancetta. Io sono andata a vedere un'altra ricetta di Gordon Ramsay sul suo video che dice come fare la carbonara in 10 minuti, la cucina a casa sua, la prepara a casa sua. Innanzitutto usa la pancetta, proprio lo dice, no? E poi soprattutto usa aglio. Ci aggiunge i funghi e poi va a unire le uova e il formaggio mentre la pasta è lì che viene saltata nella padella sul fuoco e ci aggiunge tutto. No, Gordon, hai proprio, cioè, stai sbagliando la qualunque. Come si fa? Come si fa? Allora, chiamalo in un altro modo, fai una rivisitazione della carbonara, perché la carbonara è solo una e si fa nel modo in cui vi abbiamo detto adesso, nel modo in cui ci ha fatto vedere Daniele Roppo, il cuoco del ristorante Il Marchese. Quindi, ragazzi, non ci sono scusanti. Noi adesso abbiamo imparato come farla, per cui va fatta a regola d'arte. C'è un'altra ricetta, se volete, però, che si può seguire, un altro grande chef che ci fa vedere come fare la carbonara ed è una versione che ci lascia senza parole. Sto parlando di Chef Ruffi, unico chef sui social media a generare più coinvolgimento e interazioni di qualunque cuoco stellato. Quindi guardiamo insieme la ricetta della sua carbonara. Vedete? Gli elementi ci sono tutti. Anche qui padella senza assolutamente niente. Olio Lui di ci ha aggiunto oliva. un po' di olio, vedi? Poi questi sono gli ingredienti. Pancetta, il pepe non deve mancare, prezzemolo, pepe e la panna. Anzi, due bottiglie di panna perché deve venire cremoso. E cominciamo. Si prende la pancetta, si mette nella padella, si fa friggere mescolando. Con cucciaio di ferro, alzare la fiamma, rosolata. Poi si prende il pepe e pepe macinato, un po' di prezzemolo prima della cucitura per friggerlo. Dovete sentire, se non frigge bene, mettete un altro po' di olio se volete andare più veloce. Poi, quando è croccante, la panna, un sapore buono. Noi usiamo questa panna qui versatile perché è più saporita ed è più buona. Mai nessuno si è lamentato. Si mette la crema. Poi con questa non è che si può fare solo la carbonara, si possono fare tanti, ma questa è la carbonara. Quando è così, un altro po' di pepe, un po' di pepe nero, per il gusto, per esaltare i sapori, e aspettate. Poi la nostra gente la ama, noi non abbiamo avuto mai problemi, io sono sicuro che anche per voi sarà fantastico. Poi le penne è importante, non le dovete cucinare troppo. Oggi io la farò con le penne, però noi abbiamo anche le tagliatelle, spaghetti, abbiamo tanti tanti tipi di pasta che si possono usare. Poi prendiamo le penne, le riscaldiamo nel nostro bollito d'acqua, vedete, così li mettiamo dentro, mettiamo un po' di più così,
queste qua non le usate, queste le buttiamo perché sono sporche, e così. Poi, per quando sta il parmigiano, noi non ce lo mettiamo, perché io penso che il parmigiano è sbagliato, perché già c'è la crema, non serve. L'uovo, dipende se lo vuole il cliente, adesso ce lo mettiamo perché in Italia ce lo mettono un uovo, io lo metto tutto, c'è chi mette solo il bango, c'è chi mette solo il rosso, ma io lo metto tutto perché viene più cremosa, è così fatto. Vedete, questa è anche per due persone. Poi prendiamo un piatto e vi farò vedere come va il piatto. La mettiamo nel piatto. Cremosa, buonissima. Se poi ci avete un po' di pancetta la mettiamo sopra come decorazione. Ok? Così poi metto io un altro po' di pepe sui bordi. Ancora pepe qui. E per decorazione assistendo una fogliolina di lievito e basilico che... E voilà! La nostra carbonara, grazie! Ma è uno scherzo, vero? Vi prego, ditemi che lui stava scherzando, vi scongiuro, sono sconvolta. Paola dice, come dice il decalogo, galera subito per questo. Assolutamente sì. E Eloy dice, mi fa morire lo chef Ruffi, anche lui fa una versione assurda. Guarda, quasi quasi meglio quella di chef Ramsay, devo dire, almeno insomma un pochino la base c'era. L'unica cosa buona era il piatto piano, verissimo, vedo che ci si troviamo tutti d'accordo, sigarette anche dice, ma che è? Assolutamente, ma ragazzi io sono rimasta sconvolta, pensavo, ma è uno scherzo, ditemelo vi prego, lui scherzava nel definire quella una carbonara? No, era serio, ma nel senso che magari poi è pure buono come piatto, non voglio assolutamente dire niente, però non la possiamo chiamare carbonara. Le chicche su Roma e non solo dice preferiamo le versioni di Beretta e della De Cecco. Sì, anche io, assolutamente, sono d'accordo con voi. Va bene, uno può fare una rivisitazione della carbonara, va benissimo. Però ecco, insomma, diciamo che la base deve essere quella della carbonara e poi lì mi pare che c'era tutto, men che la base. Io non sono neanche una fan dei sughi che hanno le panne, perché... li trovo più pesanti, e comunque sia, no, non ce la posso fare, sto ripensando alle immagini del video, ragazzi, no, sono rimasta malissimo, pensavo fosse uno scherzo, invece mi dicono che è tutta verità, molti per farla diventare gialla mettono lo zafferano, ma diventa un'altra roba, Roberto, non sei d'accordo con me? Che se mi usi lo zafferano mi diventa un'altra tipologia di pasta, ovviamente. Guardate, basta utilizzare dei buoni ingredienti, quindi uova buone, buon pecorino, buon parmigiano, potete fare un po' il mix se proprio vi piace il gusto. La questione guanciale e pancetta, posso capire che il guanciale un po' più saporito potrebbe non incontrare il gusto di tutti, la pancetta un pochino più leggera, comunque sia, non si aggiunge olio, non si aggiunge niente, perché mentre cuoce, sciogliendosi, c'è già l'olio del grasso, no? Della pancetta e del guanciale, basta quello, addirittura c'è anche chi lo toglie poi, insomma, comunque sia, no, niente, non seguiamo Chef Ramsay, non seguiamo neanche Ruffi, perché non ci siamo proprio, seguiamo piuttosto i consigli di Beretta, di De Cecco e anche di Daniele Roppo del ristorante Il Marchese. Certo, un'altra cosa, d'accordissimo, ovvio, molto bene. Siccome il 6 di aprile, ve lo ricordiamo, è il Carbonara Day, noi vogliamo le vostre foto, per cui fate la vostra carbonara, preparatela, pubblicatela poi su Twitter e anche su Instagram, usate l'hashtag Carbonara Day e Fanweek Roma e così poi potremo vedere le vostre straordinarie preparazioni e le vostre straordinarie carbonare. Voglio essere magnanima quest'oggi e dirvi che se volete fare delle rivisitazioni vanno benissimo, accetteremo anche quelle, insomma, comunque sia, fateci sapere. Su Instagram, quella è pasta con panna, scrive Annibai 80 e dice... che appunto non esiste proprio, sta vedendo, ha visto appunto il video di Chef Ruffi e non ha approvato, e poi sottolinea che ci vuole il pecorino.
Assolutamente, siamo d'accordo con te in questa preparazione. Vorrei adesso invece, tralasciando quindi, abbandonando un po' il settore della carbonara, vorrei prima di salutarvi ricordarvi una iniziativa solidale molto molto bella che viene fatta proprio in questi giorni in occasione della pasta. E l'iniziativa è a cura di Puro Sud, che vuole portare un po' di dolcezza e soprattutto un sorriso a chi è in prima fila nella lotta contro il Covid. La pasticceria che celebra i sapori del Sud a Roma ha deciso di donare parte della sua produzione pasquale all'ospedale Spallanzani e metterà a disposizione anche 100 colombe sul proprio sito, perché chi vorrà potrà aggiungerle alla donazione inserendo anche una piccola dedica personalizzata. Perché come l'anno scorso, anche quest'anno ci saranno persone che trascorreranno i giorni di festa lontano dalle proprie famiglie, impegnati soprattutto appunto negli ospedali, in prima linea, quindi nella lotta contro il Covid, e dopo aver fatto l'iniziativa delle zeppole gratis da inviare ai genitori lontani durante questo lockdown, Puro Sud ha deciso di dedicare parte della produzione appunto della sua pasticceria artigianale alla collettività, per portare un pensiero, un dolce pensiero e anche un sorriso a chi soffre, a chi è schierato in prima linea nella lotta contro il Covid. E quindi che cosa hanno deciso di fare? Vogliono fare di più di quello dell'anno scorso. L'anno scorso hanno deciso di devolvere parte dei proventi a Medici Senza Frontiere. Questa volta Vito Mirko Greco, il titolare di Puro Sud, ha detto: porteremo 100 colombe artigianali all'ospedale Spallanzani e metteremo a disposizione sul nostro sito altre 100 colombe a un prezzo speciale, per permettere a chiunque ne sentirà il desiderio di partecipare alla donazione con il proprio contributo. L'obiettivo è quello di portare 200 colombe e altrettanti sorrisi a chi è costretto appunto a trascorrere la Pasqua lontano dalle proprie famiglie, lottando, magari lavorando contro la lotta al virus. Alcuni clienti poi, dice, gli avevano chiesto la possibilità di allegare un pensiero o una lettera, e così hanno deciso di dare la possibilità. Sul sito c'è un piccolo spazio dove chiunque potrà scrivere una piccola dedica per i medici, per gli infermieri, per i pazienti, che poi verrà stampata e verrà allegata insieme alle colombe che verranno donate. La colomba assolutamente artigianale viene messa a disposizione da Puro Sud e avrà le potete trovare sul sito shop-purosud.com a un prezzo fisso e speciale, ovvero 15 euro compresa la consegna. Tutte le colombe che verranno donate e le foto anche della donazione verranno poi condivisi sui social di Puro Sud come traccia e testimonianza appunto del buon cuore della cittadinanza nei confronti di chi sta vivendo un momento molto molto difficile. La ricetta è assolutamente straordinaria, una ricetta artigianale con una lunga lievitazione naturale, cioè crema spalmabile, insomma una colomba veramente gustosa. E per tutte le informazioni voi potete andare sul sito di Puro Sud. Non solo c'è questa bellissima iniziativa solidale appunto di poter mandare, far avere una colomba a qualcuno che in questo momento sta soffrendo ed è lontano dalla propria famiglia, ma ci sono anche tante tipologie di colomba fatte proprio dalla pasticceria. Trovate quella alle nocciole, ai pistacchi di Bronte, alle mandorle pugliesi, per cui insomma ecco, ci sono anche altre tipologie di colombe che voi potrete scegliere e acquistare per mangiare e festeggiare la vostra Pasqua. Bene, la puntata finisce qui. Oggi abbiamo appunto parlato molto di cibo, abbiamo parlato di carbonara, come farla in modo perfetto. Vi abbiamo chiesto di porre l'attenzione a questa bellissima iniziativa di Puro Sud. Ringraziamo ancora una volta il Marchese, il ristorante Il Marchese e il cuoco Daniele Roppo per averci mandato la sua video ricetta di come realizzare la carbonara. Ringraziamo De Cecco per i consigli sulla tipologia di pasta da utilizzare, e anche Beretta per le ricette che ci ha dato. Ringrazio tutti quanti voi per averci seguito e vi ricordo che se volete essere sempre aggiornati su tutte le iniziative, come quella ad esempio di Puro Sud che avvengono nella città di Roma, lo potete fare
scusate, il telefono che squilla e il capo che telefona, però gli abbiamo detto che di faccia, le potete fare andando sul sito di Fun Week nella sezione Roma, cercate il box rosso dove c'è scritto newsletter, lì inserite la vostra email e a questo punto sarete inseriti automaticamente nella mailing list e riceverete gli aggiornamenti tutte le settimane sulle novità della capitale. Se invece volete segnalare un evento, come ad esempio l'iniziativa bellissima di Puro Sud, lo potete fare utilizzando il box blu puffo, entrate, scrivete la località, il nome dell'evento, una breve descrizione e verrà automaticamente inserito nella nostra pagina, nella nostra sezione dedicata a Roma. Bene, la puntata finisce qui, io vi do appuntamento a mercoledì prossimo, il 7, con una nuova puntata di LOL Shop in compagnia mia e di Alessia Malorgio. Invece l'appuntamento con Roma torna per venerdì della prossima settimana, sempre alle ore 12. A me non resta che ringraziarvi ancora una volta per averci seguito, ringrazio anche tutti gli amici che ci hanno seguito su Instagram. Condividete le foto della vostra carbonara con l'hashtag Carbonara Day e hashtag Fun Week Roma e mi raccomando, cercate di passare una serena Pasqua. Un grandissimo bacio e auguri a tutti quanti. Ciao!